Ehi amici, buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi un nuovissimo video, What I Eat in a Day, però un pochettino diverso dal solito, perché è un What I Eat in a Day per dimagrire, diciamo così. Infatti ho iniziato una dieta sana con un leggero deficit calorico per il mio corpo, così da perdere qualche chilettino in vista dell'estate. Non è nulla fatto dalla nutrizionista, dietologo e altri medici, robe varie, è solamente una cosa fatta da me e quindi volevo mostrarvi cosa mangio una delle mie giornate quando sono in deficit calorico. Spero tantissimo che questa tipologia di video vi piaccia. Se sì, non dimenticate di lasciarmi un mi piace, grazie tantissimo se lo fai. E se sei nuovo da queste parti e vuoi vedere altri video del genere o semplicemente ti ha tenuto compagnia, ti sono simpatica, iscriviti al mio canale. A me piacerebbe tantissimo averti in questa famiglia. E scrivimi anche un commentino qui della tua venuta iscrizione, così ti lascio un cuoricino. E quindi nulla, io direi che vi lascio al video. Per colazione mi faccio quasi sempre un tè di qualsiasi tipologia. Oggi ho scelto questo con il mango che è veramente super buono e quattro biscotti della Gran Cereale, quello nella versione classica. Hanno dei buonissimi valori nutrizionali e a me piacciono veramente un sacco e anche inzuppati nel tè sono da provare assolutamente, troppo troppo buoni. Nel frattempo che il mio tè si infonde, preparo anche un bicchierone di acqua e limone per partire già di prima mattina a bere. E spremo mezzo limone e in più taglio anche una fettina e aggiungo entrambi all'interno del mio bicchierone d'acqua. Pre o post allenamento solitamente bevo o mangio sempre qualcosina per darmi un po' di energia e oggi in particolare ho deciso di bere questo Actimel con un sacco di vitamine all'interno, con lo zinco, la B12, la D, lo vedete scritto qui, e l'ho scoperto da poco, ma devo dire che la sua funzione energetica la sento. Per pranzo oggi vi faccio vedere la mia ricetta dei burger di zucchine. Sono molto buoni, sani e soprattutto super facili da preparare. Per 4 burger io utilizzo due zucchine abbastanza grandi, come avete visto. Inizio lavando molto bene le zucchine e poi le grattugio. Siccome le zucchine al proprio interno hanno moltissima acqua, per fare i burger più compatti dobbiamo andare a strizzarle per bene. Guardate quanta acqua rilasciano, tantissima, il colore è stupendo, mi dispiace quasi anche andare a buttarla. Aggiungiamo poi un uovo, pepe abbondante, perché a me piace, sale, circa 2-3 cucchiai di parmigiano e circa 2 cucchiai di pangrattato, poi vi regolate un po' voi sulla consistenza. Mescoliamo tutto per bene, passiamo a fare i nostri burger con le mani, ci aggiungo anche un goccino di olio su ogni burger e poi in forno a 200 gradi con forno statico per circa 30 minuti. Passati 15 minuti, girateli e lasciate terminare la cottura. Insieme ai burger oggi ci ho accostato anche i fagiolini, super veloce anche questi da fare. Butto i miei fagiolini congelati all'interno dell'acqua bollente, lascio cuocere per 10 minuti circa, scolo e condisco con un pochino di sale e di olio e buon appetito! Prima di iniziare a studiare o lavorare nel pomeriggio ho sempre bisogno di un po' di energia extra e quindi quasi sempre mi bevo un caffè e ci aggiungo un paio di gocce di dolcificante perché assolutamente amaro non riesco proprio a berlo. Le merende sono quasi sempre a base di frutta fresca e in particolare oggi mi andavano le fragole e quindi le ho semplicemente lavate per bene e tagliate. Per cena oggi asparagi e uva sode, in più ci ho aggiunto anche un pochino di avocado che mi era rimasto dal giorno precedente così di non doverlo buttare. Per le uova sode io ho questo fantastico amico, un ovetto che va messo nell'acqua in cui andrete poi a bollire le uova e vi aiuta a capire quando le uova raggiungono i vari stadi di cottura. Man mano che le uova si cuociono l'ovetto inizia dall'esterno a diventare bianco così capite a che punto di cottura sono le uova. Una volta che l'acqua bolle la salo e butto anche gli asparagi. Condisco infine gli asparagi con un cucchiaino di olio e un po' di sale. Spero tanto che questo video vi sia piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi What I Eat in a Day. Un bacione amici! ¿Será el tiempo o este pobre corazón que ya...